Io non ho mai passato un turno, ho perso pure un Viareggio 2 anni fa ai calci di rigore, quindi proseguo nel mio cammino negativo sotto questo profilo. No, rammarico è grande perché abbiamo avuto un rigore al 90esimo per chiudere ai tempi regolamentari. Insomma, pazienza, dispiace perché l'occasione era ghiotta, perché un calcio agli 11 metri è un'occasione ghiotta. Su una partita equilibrata, dove avremmo potuto fare gol noi, avrebbero potuto fare gol pure loro. Ripeto, è capitato quello grosso, alla fine ci spiace doppiamente, anche perché avremmo voluto pure dedicare la vittoria al presidente scomparso in settimana, sarebbe stata una bella cosa, non ci è riuscita. Abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto alla partita d'andata e quindi per forza di cose va oliato un po' tutto, però lo sapevamo, è meglio oliarlo passando i turni e vincendo le partite perché è più semplice, perché il morale è diverso. Non succede niente, però uscire dalla Coppa ci dispiace perché è sempre una competizione importante, insomma, vincerla per chi la vince è bello, noi ci usciamo, ci spiace. Comunque abbiamo una rosa giovane, la partita precedente contro la Lucchese ho schierato 7 under e 3 sono entrati, oggi ne abbiamo schierati molti meno, però non sarà né una né l'altra, insomma ci sarà un equilibrio su vecchi e giovani, l'importante è che i tra virgolette i vecchi siano d'equilibrio giusto per la squadra perché il paragone che ho fatto col Prato era solo riferito che, senza offesa per il Prato, logicamente, che ha fatto una squadra costruita con molti under, quasi tutti, e poi alla fine, insomma, non so se vale la pena il discorso di utilizzare tanti under per prendere il minutaggio e poi rischiare di andare giù, ecco, era solo riferito a quello. Ma niente di più, niente di meno, non sono preoccupato né più né meno per quello che concerne il periodo storico in cui siamo. Siamo al 12 di agosto, abbiamo tantissimo da lavorare. Non è neanche corretto vendere fumo alla gente, quindi oggi abbiamo giocato contro una squadra che, dati alla mano, ha fatto come noi. Vedremo anche gli organici delle altre formazioni, in base anche ai giorni che faranno, come saranno e vedremo che tipo di campionato potremo fare, però dobbiamo lavorare parecchio. Nessuno dice o ha detto o ha promesso che saremo una squadra che garantirà uno spettacolo eccesso, dobbiamo tentare di lavorare, di far fatica, perché questo è un campionato dove bisogna far fatica. Siccome siamo tanto giovani, dobbiamo pure tenere un profilo basso. E per le qualità che abbiamo e perché per ragazzi che si apprestano a fare un primo campionato professionistico è sempre delicato.